Una produzione Luxin Media per la regia di Antonella Grassia. Bartolo Longo. Bartolo Longo, il rosario e la carità, è questo il titolo del film che sarà proiettato in anteprima nazionale giovedì prossimo al Teatro Mattiello di Pompei. Il film, prodotto dalla Lux Media, è incentrato sulla vita del fondatore del santuario della Valle di Pompei. Ad Antonella Grassia è stato affidato il delicato compito di raccontare in questo film la vita del beato Bartolo Longo. Antonella, figlia del regista Ninì Grassia, ha realizzato questo progetto che fu del padre prematuramente scomparso su idea del medico di Maiori, che ne è il produttore Raffaele Vitagliano, ex alunno delle opere sociali realizzate da Bartolo Longo a Pompei. Il grande impegno sociale di Longo, rivolto in particolare verso i giovanissimi più sfortunati, figli di carcerati, e la sua generosità hanno certo un gran valore di richiamo in questa società attuale. Si tratta di un film molto impegnativo, dovendo trattare una personalità complessa. Nel primo periodo della sua vita fu anticlericale, partecipò anche ad un movimento spiritista di tipo satanico, sino a giungere ad una forte depressione. Conobbe la contessa Marianna De Fusco, condivise il suo impegno sociale, ne divenne il convivente, solo dopo diversi anni la sposò. Grande estimatore della preghiera del rosario, forte spiritualista e particolarmente interessato e impegnato nella vita sociale, forse mai superando la solitudine vissuta nell'infanzia, poiché dai genitori fu messo in collegio, in una sete costante di assoluto fuori da molti schemi, subì complessi, vicende e critiche pur realizzando grandi opere. Fu beatificato nel 1980 da Papa Giovanni Paolo II. Le scene del film, anche senza parole, rappresentano il suo duro, impervio ed intenso cammino esistenziale teso al raggiungimento di amore e giustizia assoluti senza condizionamenti sia nella vita terrena che oltre. La possibilità di far realizzare un film o opera televisiva sulla vita e le opere del beato Bartolo Longo è un'idea nata negli ambienti ecclesiastici a cui hanno cercato di dare vigore alcuni ex alunni dell'Istituto Bartolo Longo, come visibile all'inizio del film con la dedica "Un voto del cuore". Fu nel 1891 l'appello di Bartolo Longo per realizzare all'ombra del santuario della Madonna di Pompei un'opera di educazione morale e civile per i figli dei carcerati. Un voto di riconoscenza degli ex alunni di tale opera è la realizzazione e la divulgazione della pellicola che possa rendere il giusto tributo a un uomo che visse grandi ideali di fede e carità. Eccellenza, finalmente abbiamo acquistato il terreno per la costruzione della chiesa. Bene, allora dobbiamo scegliere il giorno per la posa della prima pietra. Potrebbe essere la prima domenica di maggio. L'8 maggio.